Finalmente! Siamo vivi, cazzo! Finalmente, ma non mi inquadra! Non mi inquadra! Ma quello di Cinema Tarocco? Questo è quello Tarocco. Ah, beh. Questo qui è il Fimi Palm e ci inquadra di traverso. E perché, niente, ce l'ho in prova. Perché non è Covid free. Non è Covid free. Quindi Darione, come stai? Dai, siamo qua, ci riprendiamo un po' i nostri spazi, le nostre cose. E si ricomincia domenica 15 giugno? No, Dario, 14. Dai pure, 14. L'hai scritto anche prima, ma non te l'ho voluto dire. Ho scritto anche prima? Vabbè, domenica 14, in modalità un po' diversa, ma si ricomincia. E poi oggi cosa facciamo qua, Dario? Facciamo un giro sui locali nuovi, andiamo a vedere tutto l'ambiente, come funziona con tutte le cose nuove, precauzioni, e basta, ci divertiamo e riprendiamo un po'. Anch'io torno in pista dopo tanto tempo. Chissà, un po' arrugginito il Darione qua, un po' arrugginito, però dai, con i simulatori ci siamo tenuti attivi. E farà strano non avere un monitor davanti, sicuro. Esatto. Ma dici che bisogna urlare questa mascherina? Ti sentite? Non sento niente. Facciamo, dai, come Salvador Max. Adesso vi presentiamo tutti i pilotoni, ma che pilotoni? Qua ci sono dei professionisti. Qua abbiamo Simone, abbiamo papà Iwin, poi abbiamo da sinistra a destra Ilaria, Alessia, Giulio e Lucrezia. Amorosa Iwin, dai. E Marione! E qua abbiamo anche Cristian Palavena. Ciao. Che correrà con noi. Ma dici cosa hai fatto in questa quarantena? Cosa ho fatto? Con chi hai giocato? Ah. Perché ti ho visto giocare con i fratelli Leclerc, Salvadori, con sì, tutti? Qualcuno di sconosciuto. Ma come mai? Come mai sei così lì? Perché siccome scrivo qualche articolo sul giornale di Formula 1. Vai, pubblicizza, vai, vai. Su fuoritraiettorie.com trovate i miei articoli tecnici. Quindi adesso ci rivediamo in pista. Sì, proviamo. Dai, dai. Finalmente i nuovi kart CRG qui ad Extrema. Che spettacolo, guardate che bella la nuova flotta. E adesso non vedo l'ora di partire, quindi io sono già cambiato, ho il mio bel vestitino nonché tutto Iwin Vlog. Dai, bisogna un po' farsi vedere anche solamente nei test. Ah, non ho fatto il mio rumore classico. Dai, dai, che figata. Sembra un'astronave, a me sembra un'astronave, ma che figata è! Bellissimo! Peccato non partire tutti insieme, solo per quello, che è veramente bello. Figo.
i rating, se c'è qualcuno che ci gioca, sono andati. Sono ciccati due. E ho detto, dai, che dobbiamo rientrare. Volevi passare? No, avevo pensato di entrare, solo che quando mi hai fatto il cello ho inchiodato. Perché c'era quello davanti, ho detto avverto. Adesso che cazzo faccio? È rimasto tra. Oh Nicola, sono così dall'8 marzo, 9 marzo, ho messo così. Sei imbalsamato lì dall'8? Sono messo così dall'8. Innanzitutto vi presento i nuovi CRG, ok? Perché siamo qua? Perché è ora di dirvi, con la distanza di un metro, vi diciamo, che è ora di ripartire con i go-kart, ok? Sì. È ora di ripartire, si riparte, spero che mi sentiate. Sì, dai, al massimo alziamo il volume. Ok, massimo metti sottotitoli. Vai. Si riparte con Open Kart Rental Series. Quando? Domenica 14 giugno alle ore 9 qui a Extreme Kart per la penultima tappa del campionato, ok? Si correrà in una modalità che vi spiegherò, ma non cambierà di molto, anzi non cambia niente, perché correremo tutti insieme, ok? Il limite dei piloti è 30. Siamo già a 24, quindi rimangono 6 piloti. Poi domenica 28 giugno a Rastellino si farà l'ultima tappa del campionato. Quindi se volete iscrivervi a una delle due gare, scrivete un'email a opencart@gmail.com. E oggi Dario, allora, come sono questi kart? Cosa ne pensi? Molto veloci, sono delle schegge. Sono bellissimi, guarda. Mi piace, sì, ho già filmato, ho già fatto tutto. Okay. Sono bellissimi e figa. Vi aspettano, ragazzi. Hanno le gomme nuovissime, infatti si sente. Ho notato all'inizio era molto molto scivoloso, dopo vabbè assetto, non assetto, quello che è, e verso la fine tenevano proprio tanto. Quindi è tanta roba. Era tanto, poi io era tanto che anche non mi muovevo. L'ho visto un po' arrugginito all'inizio, Dario. Ma più che altro li ho visti, l'ho pensato per bene, per capire cos'è. Non è un kart facilissimo. È un kart che devi stare attento a guidare, perché arriva a picchi di velocità. Sì, va molto più forte. Lo sterzo molto diverso, bisogna un po' abituarsi, sì. E anche la frenata, soprattutto la frenata, perché sì. Cioè, frena benissimo, ma frena, c'è una scursione alla frenata che è pazzesca. Esatto. E detto questo, Nicola, se vuoi dire qualcos'altro a te. Niente, direi che oggi è stata una giornata così, allenamento per il 14, come diceva prima Dario. Esatto, tutti i campionati si disputeranno, sia piloti, generale, team, che categorie. Bene, ci vediamo al 14 e un salutone e alla prossima su YouWin Blog. Ciao! Ciao!